Saranno le futuristiche e visionarie sculture di Valerio Trubiani ad aprire la stagione della cultura a Palazzo Bracci Pagani, al quale è dedicata la mostra L'illimite favoloso, organizzata dalla Fondazione Carifano. 26 sculture con ogni tipo di metallo e 15 disegni dello scultore marchigiano, maestro del materico, per ripercorrere 60 anni di lavoro. Una vivissima testimonianza della sua visione del mondo, della vita e della cultura di Trubiani e il suo rapporto speciale con un altro grande maestro italiano, il regista Federico Fellini, da lui chiamato per collaborare al film E la nave va del 1983. Trubiani è un maestro della scultura contemporanea che nasce a Sforza Costa di Macerata, Macerata che gli dà i natali, e quindi nella bottega del padre diventa la prima esperienza di scultore. Poi fa la scuola d'arte all'Istituto d'arte di Macerata e lì apprende tutta la cultura, diciamo, del contemporaneo, e si trasferisce poi in Ancona, e l'Istituto d'arte d'Ancona insieme a Mannucci lo porterà ad avere un rapporto con la cultura contemporanea. Vedi le due biennali di Venezia che lui poi ha fatto. Un lavoratore straordinario che passa attraverso tutta una serie di tematiche, utilizza tutta una serie di tecniche esecutive straordinarie. Uno scultore straordinario. Le opere dell'artista saranno visibili al pubblico da sabato 5 maggio, giorno dell'inaugurazione della mostra, a cui presiederà lo stesso Trubiani, anche se ultra ottantenne, fino al 10 giugno 2018, primo di una serie di appuntamenti culturali della Fondazione che ci accompagneranno fino al mese di dicembre. Sabato inaugureremo la mostra con una presentazione importante che faremo nel cortile del Nespolo, se il tempo lo consentirà. Io invito tutti i nostri concittadini a passare, l'ingresso è libero, il catalogo, il bellissimo catalogo bilingue è in vendita da parte di Una Arte a 5 euro alla copia, quindi un prezzo veramente politico, è l'occasione importante per visitare questo palazzo e questa mostra.